Il servizio aggiuntivo Incassi e Pagamenti consente di impostare banche predefinite per la gestione degli incassi e dei pagamenti di rate di fatture ricevute. Per iniziare, collegarsi alla pagina fatturazioneelettronica.aruba.it. Inserire i propri dati utente di fatturazione elettronica e cliccare su Accedi. Se non è già stato fatto in precedenza, il sistema chiede di eseguire prima la procedura automatica Abbina anagrafiche e fatture. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare il tutorial dedicato. La procedura può essere interrotta, ma può essere ripresa in qualsiasi momento. Cliccando su Esci, si visualizza un messaggio in home page, in alto, che ricorda di completarla per utilizzare il servizio aggiuntivo. Cliccare su Riprendi per riprendere la configurazione. Solo dopo aver concluso la procedura automatica Abbina anagrafiche e fatture si visualizza l'immagine mostrata. Cliccare su Prosegui per iniziare. Si visualizza la schermata Imposta alla banca predefinita. Alla sezione Incassi selezionare un istituto di credito precedentemente censito in anagrafica, oppure cliccare su Aggiungi nuovo per censire banche o casse su cui si vuole che sia predisposto l'incasso o il pagamento delle rate della fattura. Impostare un saldo iniziale per la banca prescelta, che genererà un movimento di prima nota dello stesso importo per la data saldo inserita. Tale campo è facoltativo. Se compilato, il campo data saldo diventa obbligatorio. Indicare la data del saldo. Alla sezione pagamenti, indicare gli stessi dati. Selezionare un istituto di credito precedentemente censito in anagrafica, oppure cliccare su Aggiungi nuovo per censire banche o casse su cui si vuole che sia predisposta la gestione dei pagamenti delle fatture ricevute. Il saldo e la data saldo devono coincidere tra incassi e pagamenti. Cliccare su Salva per completare la configurazione. Si visualizza un messaggio in basso a destra che indica che è in corso la generazione delle date per le fatture inviate e ricevute. L'operazione richiederà qualche minuto e continuerà anche nel caso si chiuda la finestra del browser o si esegua una disconnessione dal pannello. Durante l'operazione è comunque possibile utilizzare il pannello senza il modulo aggiuntivo. La configurazione si è conclusa con successo e adesso è possibile utilizzare il modulo Incassi e Pagamenti.